Bentornati nella seconda parte del video dedicata ai prodotti per la base. In questo video vi parlerò di primer ed illuminanti, in realtà un pre e un dopo la base. Allora, del primer vi parlo ora perché in realtà non l'ho incluso nell'altro video perché me ne sono dimenticata, in quanto è l'unico prodotto che ho di questo tipo. Primer viso è l'unico che io ho e primer occhi non ne ho nessuno, mai utilizzato un primer occhi, ahimè, ahimè, mannaggia. E quindi ho questo, utilizzo questo quando voglio anche per lo scopo del primer occhi. Fa, non fa, boh, non lo so, l'ho usato talmente tante, talmente di rado che non sono in grado. E poi, essendo un prodotto che tendo a non riuscire ad apprezzare, non vi so dire. Comunque, questo è di Estée Lauder ed è un primer illuminante. Si chiama The Illuminator Radiant Perfecting Primer Plus Plus Finisher. È una base perfezionatrice dell'incarnato, illuminante e fissante. Ha un colore non colore, un colore diciamo perla. È molto bello il colore, che quando lo stendete, non so se riuscite a vedere, ha delle iridescenze, ma davvero impercettibili, che poi quando si stende svaniscono completamente. Effettivamente vi dà questo effetto un pochino più radioso all'incarnato, ma molto molto naturale. Quello che fa sicuramente però fa durare un pochino di più il fondotinta e fa in modo che vi lucidiate meno quelle volte in cui io l'ho messo questo primer. Non mi piace a me il primer, e perché comunque il primer è un prodotto a base di silicone puro, quindi io non è che lo utilizzo, non lo utilizzo quotidianamente, lo utilizzo pochissimo. Questo prodotto l'avrò utilizzato 4 volte in tutto, per cui prendetela con beneficio di inventario questa review. Mi sembra che sia un buon prodotto, però non avendo io tutto questo metro di paragone non vi so dire se dura questo, se è migliore questo di un altro, eccetera. Ho come invece illuminanti, devo dire che qua potrei stupirvi con effetti speciali, però in realtà sono anche qua molto pochi i prodotti che uso, sempre gli stessi perché mi trovo abbastanza bene, e sono prodotti di cui probabilmente voi avete sentito parlare poco. Allora, uno è sempre di Estée Lauder ed è questo, che io sinceramente non mi ricordo come si chiama. Pure Color è della linea Pure Color. Ah, scusate, quello è allora, questo è un prodotto che ha due usi. Da una parte c'è un lip gloss, che è questo, che comunque vi faccio vedere, che ha delle pagliuzze dorate. È un lip gloss tranquillo che ha un effetto dorato sulle labbra, molto delicato. Dall'altra c'è il primer, l'illuminante, che praticamente è in questa formula in stick ed ha un colore champagne che è bellissimo, a me piace tantissimo. È un illuminante cremoso, ecco qua lo vedete bene, è quello che io ho sulle guance in questo momento. E questo mi piace tantissimo, anche questo sicuramente è siliconico, però messo ogni tanto solo in questa parte si può fare, insomma, io lo metto. E è molto discreto, quindi io questo lo uso di giorno in realtà, perché è davvero molto molto discreto. Allora, questo è il Sunburst. Questo prodotto si chiama Sunburst Lip and Cheek. Quindi è un double face colore 03, è un color champagne. Io amo questi colori caldi, dorati. Lo champagne penso che sia l'illuminante perfetto per me. Vorrei provare a comprare qualche cosa di un po' più conosciuto, come ad esempio gli illuminanti di Puro Bio, di cui ho sentito tessere lodi in ogni dove, oppure qualche illuminante di Mulac, che mi incuriosisce molto. Poi utilizzo questo prodotto di Meo, 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 di Meo Cosmetics, che è il Peach, che in realtà è un rosa. Il colore si chiama Peach, ma di pesca per me non ha nulla, è proprio rosa.
rosa iridescente, anche questo è abbastanza naturale, però io no, non lo vedo caldo, cioè il pesca per me ha una sfumatura calda, invece questo ha più una sfumatura fredda. Ve lo faccio vedere magari da quest'altra parte. Con questo dovete dosare un po' di più perché è più carico. Anche questo però mi piace molto, però tendo ad utilizzarlo magari per la sera perché su di me si vede di più. Non è un prodotto bio questo qui, non mi sembra, però è carino, è molto carino, fa il suo Baked Eyeshadow. Allora, questo è un ombretto che io utilizzo come illuminante perché come ombretto è un pochino un colore che già ho, ecco, diciamo, come illuminante mi piace tanto. Questo l'avevo trovato in una box della Look Fantastic. Poi io ho un prodotto di Clinique che non credo facciano più, che in realtà nasce come cipria iridescente, ma io questo ce l'ho da tantissimi anni, mi si è anche rotta qua la confezione, quindi ora ve lo apro con molta parsimonia, con molta calma, che è nato prima che andasse di moda il rose gold. Ma è un rose gold. È una cipria iridescente che però io ho utilizzato, vedete, molto molto usata, ho utilizzato come illuminante o come blush estivo, diciamo che potrebbe avere come blush mescolato questo effetto qua, che non è questo, è il risultato di un mix di polveri di Neve Cosmetics della palette Blushissimi, ma questa mi piace molto questo effetto. Si poteva pescare quando ancora si distinguevano i colori che sono molto usati, anche abbastanza ossidati. Si poteva anche usare pescando singolarmente come ombretto, era bellissimo. Apparentemente sono dei rosa, dei beige, rosa beige, rosa champagne e terra. Bella, questo era un prodotto polveri eccezionali e se Clinique dovesse rifare qualcosa del genere lo ricomprerei. Allora il prodotto si chiama Shimmering Tones Powder 02 Peach Bronze, ma insomma era una limited edition estiva. E poi come illuminanti io pesco da qua, oltre che dagli ombretti singoli a volte, dalla palette Blushissimi di Neve Cosmetics, che comunque è un mio prodotto must have, vediamo se riesco a farvela vedere, molto molto usata, vedete che ci sono proprio delle voragini, questa è la terra che devo ricomprare, che è il colore un pochino più caldo, che praticamente è il Cali, vediamo qual è. Il California dovrebbe essere, sì, il California. E questo blush che è lo Starfish sono i prodotti che ho usato di più. Però c'è anche l'illuminante che è questo, che è anche questo un color champagne dorato, molto visibile, molto presente. Oggi io ho fatto praticamente come blush, ho utilizzato un mix di questo, che poi sarebbe anche una terra, e questo. Qui ci sono tanti colori che io in realtà uso pochissimo da soli, ma molti colori che uso mescolati tra di loro. Ad esempio, questo da solo non lo uso, come anche questo, su di me non si vede, come anche questi, che sono tutti questi sono matte. Rimangono troppo secchi su di me come effetto, è come se mi veramente evidenziasse. Un blush così opaco, come se mi evidenziasse anche le rughe che ci sono qui, le grinze, no, della pelle, però se pucciando un po' e un po' da un colore e da un altro ottengo un effetto che a me piace, che è luminoso. Alcuni colori sono molto forti. Uno che metto tranquillamente da solo è questo, che sarebbe il bikini. Che non ho capito bene se è un blush o una terra calda, iridescente, che come terra io non lo potrei usare mai. Ecco, così li vedete abbastanza bene. Ecco, così, questo è il loro colore. Insomma, io da questa è una palette che io uso anche per gli occhi, moltissimo, cioè io questi colori li uso come ombretti tranquillamente. All'inizio non è che mi facesse proprio impazzire, perché sono molto polverosi questi colori.
Però anche oggi ho un mix sugli occhi di colori pescati da qua, mescolati all'interno l'illuminante, il colore, il blush, quello proprio pesca al centro, insomma io ci faccio di tutto. Quindi all'inizio non l'avevo apprezzata tanto perché i colori sono abbastanza polverosi, però poi sono molto versatili, è proprio multitasking questa palette, quando finirà sicuramente, mai, però pian piano rimpiazzerò le cialde. Bene, questo diciamo era un pochino il tutto relativo alla mia base viso. Vi ho parlato anche di qualche prodotto che non è proprio attinente alla base, però spero di avervi fatto compagnia e di avervi dato degli spunti interessanti. Grazie, alla prossima, un bacio grande a tutte.